Ok, ok, quindi da questo momento in poi hanno comunicato una cosa importante. Allora, dov'è il comune di Abbiate? Gli amici di Abbiate, dove sono? Allora ragazzi, allora ragazzi di Abbiate, ho una comunicazione importante da fare. Per le comunicazioni importanti serve un numero importante. Allora, dove sono gli amici di Abbiate? La vostra squadra, ovvero gli amici Rosengarten, che è da Bergamo, che hanno appena comunicato le cose. Quando vi dicono, Diego, guarda, noi la sentiamo, è una cosa molto importante per voi, perché vuol dire che loro faranno e daranno qualsiasi costo per qualsiasi energia per raggiungere il cinema di questo palo a 8 cm e mezzo. Allora, per questo motivo io vorrei da parte degli amici di Abbiate al mio 3 un 1, 2, 3. Grazie a tutti, grazie a tutti, ok? Perché questa squadra appunto la tenterà di raggiungere appunto l'obiettivo che si è prefissato. Allora la squadra mi ha chiesto di abbassare la musica perché vuole il massimo della concentrazione, ok? Quindi loro hanno a disposizione 50 secondi e in questi 50 secondi vorranno raggiungere la regina di questo palo e prendere il pulsante che andrà a fermare il cronometro. Quindi noi siamo qua attenti al cronometro, ma soprattutto attenti a come si svilupperà questa risalita. Vi chiedo la collaborazione, mi raccomando, la metà di questo palo deve scattare in automatico, un applauso forte per questa squadra, mi raccomando, questa cosa è importantissima. Allora ragazzi, scusami se le vostre spaccate, allora da questo momento la squadra si sta organizzando e poi daremo il via. Inizierà il conto alla rovescia, anche per loro, quando partire il cronometro, 50 secondi a disposizione per la squadra che non si cambia. Ok, ci sono? Sono pronti? 3, 2, 1, let's go! Sono partiti! Il cronometro è stato 5 secondi nascosti! 10, 15, 20, signora un applauso forte, facciamo 25, 30, 35,
Ciao, ciao! Posizionano come meglio credono la rete di protezione. Ultimi dettagli, quindi 50 secondi di tempo a disposizione anche per loro. Anche per loro è il massimo della concentrazione. Sono partite di grande parte, 5 secondi, quando veloci salgono 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 49, 50, stop! Veramente si sono avvicinati, ci hanno lasciato col fiato in sospeso, eravamo quattro notti veramente a risultare per perché eravamo convinti che l'avrebbero fatta. Vabbè, insomma, va così, va così. Passiamo altrove e andiamo in quel di Locate. Dove sono gli amici di Locate? Fatemi sentire! Ma ragazzi, io non ho sentito. Dove sono gli amici di Locate? Adesso ho sentito, Ok, la nostra squadra che vi rappresenta è la squadra della Serenissima, è proprio qua venuta al palo per questa salita. 50 secondi di tempo a disposizione e poi li vedremo risalire. I ragazzi si stanno preparando, gli ultimi dettagli, una strategia da impiegare per questa risalita e poi dalla prima di sé. Se no, vai a fare a scavare.
Ok, ci siamo. Quindi ragazzi, siete fatti. Ora sono fatti la serenissima. 50 secondi di tempo a disposizione. 3, 2, 1, let's go! Ok, sono partiti. 5 secondi trascorsi. E siamo a 10. 15. E siamo a 20. Qui scatta un applauso. 25. 30. 35. 40. 45. 45. Mamma mia, 45 hanno ottenuto il più forte Fernando il cronometro. Grandi ragazzi, guardate, guardate, a testa in giù. Noi ricordiamo il volo dell'animo quando i ragazzi scendono anche il segno. Grande, 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 un secondo in meno, bravissimo. Allora, partiamo e continuiamo, continuiamo con la squadra che rappresenta il comune di Cornate. Come sono venuti in Cornate? Gli amici di Cornate ci sono e ci sentono. Sopra, diciamo, la fascia nera, quindi questo è l'obiettivo, questa è la risalita che dovranno effettuare le nostre amiche delle Spartacat. Quindi ragazze, questo a voi, è arrivato il vostro momento. 3, 2, 1. Scusa, ma pensavo fosse pronto. Scusa. Praticamente diamo il tempo per organizzare questa risalita. Gli ultimi dettagli e poi ci faranno cenno e potranno così partire. Siete pronte? 3. Non è partito il tempo, fermi, fermi, fermi ragazze, fermi, fermi, fermi. Non avete perduto il pulsante. Ragazze, scusate, non è partito il pulsante. Andiamo a fare un test. Vai, prendi. Ok, funziona. Acceleriamo. Vedi? Potete ricominciare. Siete pronte? 3, 2, 1, let's go! Sono partite, il cronometro anche. Siamo a 10 secondi. 15. 20. 25. Siamo a 30. Qui scatta un applauso. 35. 40, 43, bravissime, bravissime, 43 secondi e hanno raggiunto così il loro obiettivo, quello di toccare proprio l'anello posto appena sopra la cifra, l'anello appunto, quello che viene indicato il loro obiettivo. Loro sono le Spartacat, facciamogli un applauso a queste fanciulle! Bravissimi, bravissime, bravissimi e bravissime.
Okay. Quindi si esce da questo terzo giro, quindi andiamo ad aggiungere altri 5 secondi ai 50 che abbiamo accumulato, quindi 55 secondi. La squadra è quella delle Iene, rappresentate ovviamente, che rappresentano il comune di Donazze. Siete pronti? Leonardo c'è? Leonardo c'è? Leonardo c'è. Perfetto. Quindi ragazzi possiamo dare il via con la camicia anche per loro. 3, 2, 1, let's go! Non è partito il programma. C'è amici, amici. Ragazzi? Sì, lo so, ma si vede che... Vai la prova anche tu? Perfetto, ragazzi. 3, 2, 1, let's go! Il secondo che c'è la quinta. Sono 5 secondi. 10, 15, 20, 25, qui scatta l'applauso, siamo a 30, 35, 40, 45, 50, 52, 53, 54, 55, stop! Fatevi sentire!
Bravissimi. Ok, la nostra squadra è quella di Campagnoli. Allora, mentre la squadra di Campagnoli si prepara, così voglio ricordare che una volta che tutte le squadre avranno così premuto il pulsante, quindi avranno raggiunto la cima di questo collo della cuccagna, ricordo tutti i bambini che poi in cima c'è una sorpresa, ci sono dei dolci, dei dolcetti che verranno regalati, verranno fatti volare proprio per tutti i bambini, quindi mi raccomando, rimanete con noi, perché una volta terminata questa competizione, poi ci sarà un regalo per tutti i bambini che sono rimasti qui fino ad ora a guardare questa risalita del palo della città. Ma ora continuiamo con gli amici dei Campagnoli, quindi grazie, è arrivato il vostro momento. Questa è la rovescia. 3, 2, 1, let's go! E sono così, chiamate qua anche loro, sono i Campagnoli, stanno seguendo veloci, 10 secondi trascorsi, siamo 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e siamo a 50, 51, 52, 53, 54, proprio un secondo prima che terminasse il loro tempo a disposizione. Bravissimi. Ok, perfetto. Complimenti ancora, quindi se non erro si comincia ancora con le piene di Donate, che è l'unica squadra che manca ad aver premuto così le piene. Quindi, gli amici di Donate dove sono? Donate, mi raccomando, fatemi sentire. Il mio tratto di numero è incredibile, fortissimo, perché dovete caricare la vostra squadra che si chiama Le Iene, che sono pronte. Quindi al mio 3, 1, 2, 3! Ci sono gli amici di Donate, si fanno sentire e così hanno trasferito questo flusso di energia positiva che hanno ricevuto sicuramente in diretta gli amici delle Iene, che saranno pronti a raggiungere questo palo da cuccagna che sono 60 secondi tempo a disposizione. Ragazzi, è arrivato il vostro momento. 3, 2, 1, let's go! E sono partiti in cronometrante, 60 secondi di tempo a disposizione, loro sono gli amici delle Iene. 10 secondi trascorsi. 15. 20. 25. 30. 40, 45, 50, 55, 57, 58, 59,
Loro sono stati rappresentati dalla squadra e parlo del comune di Lonate. Lonate viene 2 punti, sesto posto. Al quinto con 3 punti. Loro vengono rappresentati dalla squadra dei Campagnoli e stiamo parlando del comune di Vergolo Inferiore. Ciao! Con 4 punti al quarto posto si sono rappresentati dalla squadra dei Reali e parlo del comune di Castel Sepio. Guarda che ti dicono, ma che no si dicono? Sei quanto in classe? Al terzo posto, ma lui è 5 punti. No, Puccino. E la rappresentante posto, quest'anno è il posto. Loro sono l'estate a casa. Ma dove si sono andati? Si vogliono due, ma c'è anche due. Ma lui ha vinto. Al secondo posto, con 6 punti, la squadra è quella della Serenissima e il comune è di Locate. Secondo, quindi, al primo posto, quindi, con 10 punti, la squadra è quella che sta cercando di risultare proprio sotto il palo, arriva da Bergamo, loro sono i Rosen Garden e rappresentano il comune di Abbiate. E così sono loro i vincitori di questa sfida. Complimenti, complimenti, complimenti. Bravissimi, 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 ottimo, ottimo, ottimo. Allora, queste squadre hanno fatto il meglio di sé. E così è un po' sicuro che ci saranno vari festeggiamenti. Non vedo la loro di cambiare, perché sono rimasti di tempo di vita e soprattutto di mangiarsi con questa compagnia. Sono tutte squadre che si sfidano, quindi ma nella vita sono amici, veri. Allora, per tutti i bambini, adesso avrete modo di vedere se non è incredibile, insomma tutte le squadre, secondo me, tutte le squadre si uniscono, formano una squadra unica e raggiungeranno facendo una colonna umana e salveranno tutti su questo palo per aiutare la nostra vita delle terre. Tutti i bambini avvicinati
Grazie.
qua c'è un rientro. E adesso verrà effettuata il giro del palo della Pasolini. Alto così. Ah, vinto, non spavire, che non contiamo, Dai che è spavere.